Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Ho indosso una cosa fantastica, la gamba sinistra di una persona. Sì, sono una persona orrenda, però mi è venuto incontro, non volevo fargli del male. In ogni caso ragazzi, però vi invito a lasciare un bel like, a condividere il video e ovviamente iscrivervi al canale. E iniziamo la seconda puntata della serie dell'Invasion, che mi è piaciuta davvero tantissimo. E sono felice di questa cosa e spero vivamente possiate continuare a seguire. Ricordati di iscriverti e di attivare la campanella per non perderti nessun video. Allora, è giorno, signori miei. Abbiamo sofferto la prima nottata, che è stata una nottata piena di incubi e sogni abbastanza premonitori, che ci hanno detto che questo modpack non sa da fare, però noi lo faremo comunque. Abbiamo qui un survivalist che ci ha sbloccato cose, tipo raccogliere le stringhe. L'ho fatto anche senza, e adesso mi dice craftati un crude pick, che ora che ci penso non so come si fa. Ho letto giustamente una cosa che mi ero dimenticato di vedere, il fatto che perché ho scritto salve? Non lo so, vabbè. Comunque ho letto che ho tipo la possibilità di trovare sotto i minerali tramite le drop, non posso recuperarli perché questo mondo è disperso senza nessun materiale, quindi è fantastico secondo me. E quindi bisogna forse craftarci questi picconi, che sono fatti con la flint. La flint si fa con la gravel e la gravel si fa in modo facile, almeno quello, insomma, problemi non ce ne abbiamo. Per fare la gravel allora dobbiamo utilizzare delle rocce, perché la cobblestone non si può fare facilmente, sennò sarebbe stato troppo facile, te pare? No. Quindi vediamo un attimo di farci giustamente un po' di flint. Forse da questa parte abbiamo un'altra flint, ma manco col cavolo. Qui un attimo che recupero qualche roccetta piccolina qua vicino, cercando anche di non morire, perché giustamente ho sofferto le pene dell'inferno durante la notte. Vorrei che non ci fossero altri mob qua vicino, vorrei anche che non crollasse tutto il mondo quando spacco un blocco, ma volere non è potere, di conseguenza ci accontentiamo di vedere la nostra fine abbastanza prematura. Ovviamente ogni giorno che passa, come leggete sicuramente dal fatto che ho messo tipo la webcam qua a sinistra sotto, è un giorno più difficile. Perché? Perché i mob diventano più intelligenti giorno dopo giorno, quindi dobbiamo fare parecchia attenzione a questa cosa, perché non è per niente bella, fidatevi. E come vedete ci vengono a trovare. Tu cosa diamine sei? Ok, allora, lui, va bene, ci siamo. Lui, oh mio Dio. Ok, aspetta che riesco a beccarlo. Ok, era enorme, raga. Wow, comunque no, seriamente, cose strane. E quindi vi dicevo, bisogna fare un po' di cosette interessanti e portarci abbastanza avanti. Quindi un attimo che faccio un po' di questa roba, vediamo un po', me ne servono in realtà altre due, perfetto. E possiamo quindi adesso farci finalmente un piccone fatto in maniera decente. Mi servono delle stringhe, perché devo tipo riunire, è un po' come, non so, un mezzo arc, più o meno l'idea è quella. E altre cose strane, quindi sono felice di questa cosa, perché è una modalità molto molto carina che mi piacerebbe davvero mostrarvi al 100% bene, perché secondo me è molto bella. E abbiamo fatto quindi anche il piccone. Scusami, non si faceva in modo diverso. Ah, due mesi io, non tre. Sono stupido io. Vabbè, comunque abbiamo un piccone fatto meglio, che funziona un pochino meglio. Va bene. Abbiamo completato anche la missione che ci dà in realtà, credo, di poter esperienza. Ma direi l'Heart of Gold, che non so cosa sia esattamente. Posso mangiarla? Oh, ok, vita in sostanza. Fantastico. Come si fa? Non è che c'è tipo un modo di farlo, l'Heart of Gold? Secondo me sì. Ah, ok, si fa con dell'Heart of Jar, però con altre cose. Oh mio Dio. Senti, tu non dovresti stare qua. Questo sembra essere tipo un tipo che è momentaneamente morto. Vabbè, comunque abbiamo una pala. Andiamo a utilizzare questa pala che abbiamo appena recuperato per recuperare un po' di altra roba che ci serve per altre cose. Non ho manco visto che diamine è questa cosa. Perché? Ah, non si può manco recuperare. No, lo so cos'è questa. No, no, signore mio. No, signore mio. Scappa, 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 scappa. Dio santo, non le sabbie mobili. Non mi aspettavo fossero delle sabbie mobili. Ok, ok, allora, non credo di poter morire dalle sabbie mobili, almeno non se mi metto in un punto giusto. Però Dio santo, non me l'aspettavo che fossero sabbie mobili. Beh, però è un modpack tutto strano, lo dovevi aspettare, signor Ulisse. Comunque, ne voglio parlare un po' di gravel dentro a questo posto strano. Allora, qui non credo ci sia perché c'era tutta roba strana. E tu che so se no, sei un cane. No, un cane, ma non posso uccidere i cani. Non posso uccidere i cani. Scusatemi, animalisti, non volevo. Vabbè, che voi direte, vabbè, ho ucciso anche un sacco di uomini, ma questi volevano uccidermi. Il cane forse non voleva, non lo so sinceramente. Guarda un cuore, figo. Comunque, no, il fatto che dobbiamo uccidere un sacco di mob è una cosa bella. Il problema è che magari potrei fare anche una spada, perché lascia non è che sia proprio questa fantastica cosa. Della gravel, tanta gravel, ragazzi. Bene, quindi possiamo recuperarne un po'. Oddio! No, pure i piragna. No, vabbè, non ci credo. Non ci credo. No, vabbè, no, raga, non posso manco mettermi nell'acqua. Ma sei serio? Porca vacca, non ci credo. Pure piragna. Cioè, non fai manco il tempo di far qualcosa che ti uccidono anche i piragna. Ok, le Earth Jar sono in sostanza dei cuori che recuperi dalla gente per terra. Ovviamente è solo il primo giorno. Oh mio Dio, pure il cane. Cane di merda. Pietà, cane di merda. Dai, seriamente, non puoi uccidermi così malamente. Oh, cavolo, ragazzi, aspettate, bisogna un attimo uccidere questo cane. Ok,
cane. Il cane ha deciso di optare per l'uccisione spontanea di me. Va bene, possiamo tornare in realtà. Credo di no, in realtà non so come si apre la mappa con M, perché sono stupido, io non so farlo. Teleportiamoci un attimo qua. Cane, senti, no, no, cane. Oddio santo, ragazzi. Troppa roba, io non so come fare. Cane di merda, aspetta, ragazzi. No, ma no. No, vabbè, vai, no. Raga, non ci credo. Addirittura era... Tu non puoi spararmi, vero? No, è un manganello, però. La cosa non è per niente piacevole, sinceramente. Ok, oh, merda. No, cavolo. Ah, che bella la vita quando muori tante volte. E non dovrei cantare, dovrei cercare di sopravvivere a una morte essenzialmente brutta. Va bene. Il fatto che ci sia anche una strana presenza che ride non mi rende il tutto più piacevole. Anzi, mi inquieta ancora di più. Perché che Cristo significa che ridi? No, seriamente, ragazza mia, non devi ridere. Già è brutta la vita. Se poi tu ridi pure, cioè, cosa brutta. Guardate, l'altro piranha sta là, l'ho visto, eh. No, non credo sia piranha. Aspetta, ma non è che escono dopo? Dovrei fare attenzione così. La cosa bella è che vanno sopra i pezzi. Questa è la cosa bellissima. Perché tipo significa che noi possiamo fare così, andare a recuperare un po' di roba. Così possiamo farci anche la cobblestone. Perfetto. E direi che potremmo anche tentare di scappare via, perché ormai non c'è più niente. Ok, allora tentiamo di tornare alla nostra dimora. Umile dimora, ma sostanzialmente abbastanza protetta. Almeno vediamo che la gente arriva tanto da un punto, non ti accerchia. Comunque l'airdrop è arrivato. Vedete, ho utilizzato l'airdrop la scorsa volta. Ho recuperato un po' di roba interessante, tra cui anche del cibo. Fantastica sta cosa. Non posso romperlo? Oh sì che posso romperlo. Perfetto. E come avete visto, quindi quei cosi sono degli airdrop che dopo un tot danno roba. Oh, ti ningot anche comunque, eh. No, cioè, questa cosa è fantastica, ragazzi. Possiamo andare in giro a recuperare roba. Ok, possiamo anche romperlo per ovviare al problema di doverli recuperare tutti manualmente. Però comunque, sempre la roba per te la devi prendere. Quindi non è che sia proprio utile al 100%. Ovviamente non siamo in modalità hardcore. Immaginate se la gente fosse in hardcore, avrebbe già detto cose brutte invocando madri e speciali divinità del mondo odierno. Va bene, chiamiamole così. Vediamo che altre missioni dove bisogna fare. Ovviamente lasciamo un po' di libri che non ci servono. Equipaggiamoci meglio anche con la roba piuttosto interessante. E per ora il cibo non ci serve, almeno per non iniziare. Allora, vediamo un po'. Abbiamo preso un po' di clay. Abbiamo preso questa roba. Perfetto. Abbiamo anche un po' di roba più figa. Quindi abbiamo addirittura la possibilità di fare questa cosa. E finalmente abbiamo la possibilità di craftare della cobblestone. Che potremmo craftare facilmente se solo avessimo abbastanza oggetti, cosa che non riusciamo a fare perché abbiamo soltanto questa roba e mi sa che non basta. Ah sì, giusto, perché mi serve, credo, la gravel. Allora, aspetta che cerco di uccidere questo tipo qua. E come si fa una spada crude? Mi servirebbe la spada crude, allora lo vedo. Oh, ma recupera anche la roba. Ah sì, è vero, perché ci sono anche i ladri, ragazzi. A parte che ci sono ladri, ci sono i rat, che sono in sostanza, come vedete là sotto, quel coso che hanno ucciso i mob. Ora vi faccio vedere se riesco a trovarlo. Mi sa che l'hanno ucciso. Sono strani cosi che uccidono altre persone. Va bene. E vediamo un po' come si fa la crude sword. Abbiamo anche le torrette. Che cosa bella, che cosa dolce uccidere la gente. Non si può fare una spada. Come diamine faccio una spada? Posso farmi una spada di iron, ma non si può fare perché mi serve dell'iron. Però potrei farla di tin. Ho due pezzi di tin. Potremmo tentare, perché abbiamo anche due copper. Va, facciamoci la spada in copper. Vediamo di uccidere questi. Completiamo anche la cosa per farci una spada. Allora, premi L con la tua spada per far cose. Ok, va bene, vediamo un po'. L. Oh, non ci credo. Le spade non hanno durabilità, forse. No, hanno durabilità, però possono essere potenziate con l'esperienza. Il punto è, come faccio a dargli esperienza? Credo attaccando i mob. Va bene, non è tanto figa, tanto bella come cosa, però almeno possiamo fare un po' di cose più utili. Non so se ci sono dei backpack. Questa è una cosa che volevo controllare, perché anche questo è importante. Backpack, abbiamo bisogno di 4 leather. E le leather come si fanno? Credo con la pelle di cane o con altre cose. No, soltanto con le pinzette. Va bene, non troppo bello. Senti, ma quella mod che cos'è? Non lo so. Vabbè, e comunque non possiamo fare molto. Vabbè, non è un problema per ora. Possiamo andare a esplorare. Più che altro voglio recuperare magari giustamente un po' di cobblestone, così valutiamo anche la seconda missione. E potremmo anche sistemarci qui dentro, però non credo sia un'ottima idea. Ok, sì, funziona abbastanza bene la spada. E vediamo un po' se si è migliorata. Sì, abbiamo l'esperienza sopra. Fantastico. Bau bau, ti do un osso. Ti do un osso. Ti do tua madre se te ne vai. Ok, l'ho ucciso. Perfetto. Mi ha dato comunque il fur, che non so ancora che serve. Vedremo. Poi in realtà non è nemmeno il fur, tipo pelle di cane. Che possiamo invece fare questa roba, che non è male. Si fa con 4 e con la leather. Però bisogna fare con la leather oppure il woven cotton, che si fa con le stringhe. Ok, non sembra essere così difficile, sinceramente. Almeno è una cosa un po' più fattibile. E devo cercare di trovare un metodo per potermi proteggere. Allora, per il momento, lasciamo stare quel templare che sembra essere abbastanza buono. La cobblestone, come si faceva? Con 3 pezzi di rock. Ah, è sopra la cosa. Ok, sono stupido io, quindi, che non l'ho visto. Quindi, se faccio così, mi faccio un po' di cobblestone. Uno stack, va bene. Oh, questo non lo butto indietro. Comunque, ho migliorato la mia spada a livello 2. Fantastico. E mi ha droppato niente, va bene. Posso fare L e gli diamo Frost Poison Fire, direi. E beh, sai com'è, gli do un po' di fire e ci siamo. Ho guardato
completato quindi questa missione che ci dà la possibilità di andare avanti. Ora possiamo farci una spada di iron che ci darà una cactus sword. Cosa diamine è la cactus sword? Non lo so, ma sembra essere buona. E ci ha dato la double compressed che ha cobblestone infinita. Non così tanta come mi aspettavo, ma insomma cobblestone è pur sempre cobblestone. Come faccio l'iron sword? Mi sa con l'iron. E voi direte, come si fa l'iron? Credo che bisogna forse andare in giro a recuperarlo, perché l'unico modo è quello. Oppure con l'iron ore, però si può prendere soltanto tramite questo. Quindi immaginate che in futuro dovremmo fare addirittura le lenti per recuperare gli oggetti, perché al momento non si può fare. Ed è fantastica questa cosa, perché significa che dobbiamo lavorare parecchio su tante altre cose strane. L'olio vegetale che credo si faccia probabilmente con roba strana. Va bene. Il canoper ci serve, ricordate, perché abbiamo le can che possiamo recuperare, ma non possiamo in realtà aprire al momento. Come si faceva? Con un pezzo di ferro, se non sbaglio. Anzi no, con i nugget di tin che noi abbiamo, perché abbiamo un sacco di tin, tranquilli proprio. E ci facciamo quindi uno di questo. Allora, vediamo un po' di fare uno di questo, così possiamo anche aprire probabilmente questa roba qua. Dov'è? Il nostro kidney beams. Ok, credo che si apra così. Ok, l'abbiamo aperto, ragazzi. Perfetto. E immagino che mangiandolo ci dia della vita e dell'hunger. Fantastico. E possiamo riutilizzarlo? Sì, possiamo utilizzarlo, ci dà col wire cutter che si fa con un pezzo di ferro. Fantastico, abbiamo tutto il necessario. Possiamo optare anche per la soluzione di fare del ferro da altre cose. No, cioè non ci credo, ragazzi. Possiamo far così e prenderci delle metal bits che possiamo utilizzare. Si fanno o il filo spinato, perché uno dovrebbe... Non ci credo. Abbiamo addirittura la possibilità di poter volare tramite un aereo. Si fa con l'iron. Fantastico. A parte che non ho capito cosa serve il boxer, quindi lo capirò quello, ma vedremo. Comunque, non è il fatto che con quella roba possiamo farci in realtà del ferro, quindi più apriamo roba meglio è per noi. Per il momento direi che potremmo sistemarci qua. Abbiamo fatto la parte iniziale che ci serviva, abbiamo completato un bel po' di missioni che sono felice di fare. Aspetta, e cibo per cane? Oddio, cibo per cane stiamo mangiando, però insomma è l'unica cosa che abbiamo decente, quindi ci accontentiamo. Per il momento possiamo anche fermarci qua. Direi che magari possiamo fare l'ultima cosa importante con della clay e farci l'unfired clay bucket, che possiamo utilizzare insieme alla cobblestone per farci una fornace, che comunque è abbastanza fattibile. Perfetto, in questa maniera. E con la fornace ci facciamo un po' di cose utili, ne compriamo anche un po' di HP che ci servono, va ragazzi. Abbiamo dei cuori in più, quindi mi sa che la vita forse aumenta mangiando più roba di quel tipo. Non lo so sinceramente, ma lo scopriremo. Quindi mettiamo a rompere questa cosa qui e con, credo, un pezzo di acacia wood possiamo mettere a cuocere questi cosi. Perfetto, quindi per il momento ci fermiamo qua. Vi ringrazio per avermi seguito anche questa nuova puntata, che è stata abbastanza più disastrosa della prima, però come vi dicevo non è per niente facile, e quindi i nostri mob ci odiano tantissimo. Dobbiamo andare alla ricerca di drop in giro per recuperare roba, però almeno per il frattempo abbiamo la possibilità di prendere dell'acqua, che non è roba da poco se ci pensate. E prossima puntata andiamo con il climbing rope, che è fantastico. Ciao ragazzi, al prossimo video. We'll be right back.